Bentornati in diretta sulle fonti TV. Si è concluso un trimestre frizzante per i mercati finanziari. Come abbiamo visto, ci sono alcune parole chiavi che abbiamo imparato soprattutto in questo trimestre, come per esempio i meme stocks come GameStop, le SPAC Special Purpose Acquisition Company e i NFTs o i cosiddetti non fungible tokens. Ma partiamo dagli indici americani per vedere come hanno chiuso questo trimestre. Come possiamo vedere dal nostro grafico, Dow e il Russell 2000 sono stati i due indici migliori, Russell in rialzo del 12%, Dow in rialzo dell'8,72%, bene anche il Nasdaq più 3% nonostante le perdite e l'S&P 500 più 6,5%. Per quanto riguarda l'S&P 500 abbiamo visto un'ottima performance del comparto energetico insieme al comparto financial, industrials, materials e naturalmente real estate al quinto posto. Vediamo velocemente anche la performance d'Europa, che non ha nulla da invidiare agli Stati Uniti. Il FTSE MIB davvero stellare, un'ottima partenza dell'anno per l'indice italiano, in rialzo dell'11%, il DAX in rialzo del 9,5%, il CAC 9,29%, il FTSE 100 più 4% di rialzo. Come possiamo vedere, l'indice inglese ha guadagnato meno rispetto agli altri, ai propri peers. Il FTSE MIB si è confermata la miglior borsa in Europa per questo trimestre.